signore, aveva prenotato? Glielo ho detto in questo momento. Bene, signore, sotto che nome ha prenotato, signore? Pierce, anche questo glielo ho detto un attimo fa. Pierce con la P, vero, signore? Sì. Ah, sì. Pensa possa andar bene questo tavolo, signore? No, di no. Preferisco questo qui. Come volete, signore. Grazie. È solo, signore? No. Ah, deve arrivare qualcuno, vero, signore? Immagino di sì, o quantomeno è quello che speravo dal momento che ho prenotato un tavolo per due. Bene, signore. Buonasera, signora. Ah, eccoti. Beh, potevi anche aspettarmi, eh? Non avevo la minima idea di dove ti fossi cacciata. Ma se lo sapevi benissimo dov'è. Prego, signora. Grazie, te l'avevo detto. Prego, signora. Ora devo leggere tutto questo. Lei o la signora gradiscono un aperitivo? No, grazie. Non li ho portati. Magari del vino. Bene, signora. Li ho lasciati a casa. Ma cosa? Gli occhiali per leggere, li ho lasciati a casa. Ci porta un posacenere, per favore. Subito, signore. Perché diavolo non potevi sempre la borsetta e gli occhiali a lettura? Oggi pomeriggio, mentre leggevo, le ho dimenticate a casa, tutto qui! Va bene. E la carta dei vini? La carta dei vini, subito, signore. Allora, mi ascolti? Si parte. Antipasti dal carrello, pompe e masticchi. Buonasera, signore. Due soli? Sì, due. E avevano prenotato? No. Scusi un momento. Speriamo che ci sia posto. Direi di sì. Oddio, guarda chi c'è. Dove? Laggiù, guarda. Donna Alpirs con la moglie. Ah. Sarà meglio andare a salutare. No, lascia perdere. Andiamo da un'altra parte. Ma che dici? Si sentirebbero in dovere di dirci di sederci con loro. Andiamo in un altro posto. Io non vado in un altro posto. Non ci hanno ancora visti, presto. Ma che ti prende? Solo che non mi va di mettermi a parlare con loro. E perché? Adesso non mi va. Scusi l'attesa, signore. Va bene questo tavolo? Incontro il mio capo in un ristorante e secondo te non lo dovrei salutare. Facciamo finta di non averli visti. Siamo ancora in tempo ad andarci. A questo punto io non me ne vado. Grazie. Scusi, signore. Ci sei sempre andata d'accordo, no? Ma sì, certo. E ci hai sempre parlato più che volentieri, sino ad oggi. Gradiscono l'aperitivo, signore. Non hai mai avuto nulla da ridire se... No, grazie. Non hai mai avuto nulla da ridire se qualche volta ci invitavano. Stasera non mi va di andarmi a sedere... Soglio la Monier, Aragosta Termidor, Chele d'Aragosta l'Americana, parentesi stagione... Scampi di qualsiasi tipo, merluzze ferri. Preferirei starcene per conto nostro. Non sono mica stato io ad andarmi, in vacanza ci sei stata tu. Beh, ci potevi andare, grazie. No che non potevo, te l'ho detto. Quel caro Pierce, che vedi laggiù, quel caro Pierce, grazie, mi ha pioppato un carico di lavoro da star bene per un anno. Non darai mica la colpa a me? Ho detto che è colpa tua. Stavo semplicemente spiegando perché. Costolette di maiali ferri, turne da incoronazione qualunque cosa siano, bistecca tartar, trance di pesce spada, parentesi stagione, lombatina alla cacciatora. Prenotare una vacanza in un periodo in cui al lavoro si insopra i capelli. Perché se avessi aspettato il momento in cui tu hai meno da lavorare, in vacanza non ci sarei andata mai. Avanti, tesoro, sta aspettando che ci vediamo. Non c'è alcuna fretta, signore. In altre parole, o ci andavo da sola, in vacanza, o non sarei mai riuscita. Anatre arroste in salsa all'arancio, galletti ripieni arrosto, tacchina arrosto in salsa ai mirtilli. Cameriere? Comunque, sì, anche sì. Da sola non mi dispiace. Qual è la subduce? Minestrone, signore. Ah. Quando del viaggio di ritorno? Ah, non male, stamattina mi sono dovuta trovare in aeroporto alle 7. Siamo arrivati a Heathrow alle 10. Beh, scusa se non ti sono venuto a prendere. Non mi aspettavo che lo facessi. La riunione sulle vendite è andata avanti fino all'ora di pranzo. Cameriere? Sì, signore. Qual è la subduce? Minestrone, signore. Ah. Ha deciso di ordinare ora, signore? Avete per caso l'omeletto fin herbe? L'omeletto fin herbe? Sì. Immagino che se facessero l'omeletto fin herbe l'avrebbero messa nel menù. Non credo, signora. Era solo una domanda. Ma voglio dire, ti ho letto tutto il menù con una voce bella e chiara. Mi hai sentito nominare omeletto fin herbe? Non lo so! Ma ho finito di leggertelo in questo momento! Non lo so! Non ti stavo a sentire! Immagino che abbiamo bisogno ancora di qualche minuto per decidere, cameriere. Benissimo, signore. Ah, ecco, per il momento vorremmo un pater ed una trota affumicata. Vabbè,
Hudson è pronta. La ragosta è fresca? Sì signora, te la consiglio. Allora per me una termidor più insalata verde. Termidor più insalata. Vuole anche la carta dei vini, signore? Perché no? Mia moglie è appena tornata dall'assolato Mediterraneo. Probabilmente si è abituata. In 3 settimane. Ottima cosa, signora. Mi scusi un momento, signore. Sì? I signori hanno deciso qualcosa? Ma non abbiamo deciso proprio niente. Quando saremo pronti glielo faremo sapere. Molto bene, signore. È stata tu a dire che volevi uscire, no? Beh, dal momento che i bambini erano fuori mi era parsa una buona idea. Ed era un'ottima idea. Vogliamo? Sì, ma se avessi saputo che c'erano anche loro, non avrei... Sì, signore. Cameriere? Sarà felice di apprendere che finalmente abbiamo deciso. Allora è pronto per la matita? Si parte. Un cocktail di scampi, un pompelmo a spicchi, ma se sopra c'è la ciliegia al maschino non la vogliamo, una sogliola mogliel spinata, una lombatina tra medi al sangue... Un momento, signore. Allora, okay. Sogliola mogliel spinata, sì? E lombatina ai ferri non proprio al sangue. Sì? Ha scelto anche il vino, signore? Ah, già, i vini. Emma, bianco? Dove bianco? Per me fa lo stesso, ne bevo solo 2 dita. Di rosso o di bianco? Onestamente non mi importa. Allora rosso. Vediamo un po' di italiano cosa avete. Credo siano in fondo, signore. Sa, questa sera non c'è sommelier. Altrimenti... All'albergo dove alloggiavamo ce n'era uno niente male. Ma credevo fossi andato in Italia per lavoro. E sono andato per lavoro, ma ogni tanto dovevamo concederci un po' di relax. Oh, poveretto, mio marito si è massacrato di lavoro in Italia. Non mi pare che ci sia. Io non so come tu abbia fatto a lavorare sotto quel sole seccante. Ecco qua. L'104. L'104? Benissimo, signore. Va bene. Lasciamo perdere. La tuta affumicata è per la signora? No, è per me. Il vecchio Pirs è tornato oggi pomeriggio. Tutto preso dalle gioie dell'Italia, almeno questo. Non so cosa abbia combinato a Roma, ma a quanto pare è spassata. Ma non era andato per affari? Non ci posso credere che ci vogliano 3 settimane per firmare un contratto. Gli italiani saranno difficili quanto vuoi, ma detto tra noi, se fossi sposato con Emma Pirs, una volta a Roma non mi farei sfiodare tanto facilmente. Non guardarli! Ma sta tranquilla, ci dà le spalle. E lei è cieca come una talpa. No, secondo me aveva una signorina italiana che lo aspettava. A lui piace mescolare il lavoro con un po' di... Il cocktail di scampi è per lei, signore? Sì, grazie. E la lombatina è per la signora? No, è sempre per me. Mi dispiace, ma non ti credo. Fatti tuoi, io quello facevo. Mi dispiace, ma penso che tu sia un bugiardo. Chiedo scusa, signore. Sì? Ha scelto il vino? Ah, già. Il problema è stato riprogrammare gli orari lavorativi degli impiegati in modo tale da garantire a tutti almeno un giorno libero su 3, ma senza che questo si riflettesse sulla produzione normale. Martin sta aspettando che gli diciamo il vino. Ah, già. Avete anche del vino della casa? Sì, signore. Una caraffa di bianco, se non è troppo dolce. Una caraffa di bianco, signore. In ogni modo, alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo presentato il rapporto. Donald Pirs è andato in brodo di ciuccio. Un pelma spicchi, signora. Grazie. Gli scappi, signore. Grazie. Mi dispiace, ma penso che tu menta. Prego, signora. Oh, mi scusi. Ecco il pane, signora. Lasci qui, grazie. E così, alla fine, ho fatto la sola cosa possibile. Mi sono accollato tutte le responsabilità per i progetti A, D e G. Mi sono accollato tutte e 3 le rogne. Ho fatto tutto quanto io. Sì, lo so, me lo hai già detto, Martin. E quando te l'ho detto? Sono stata via solo 3 settimane, sai? Ora dobbiamo andare a prendere il bambino. Ma ho detto alla nonna che saremmo stati lì per l'ora di pranzo. È colpale, signora. Grazie. Ah, ti ho detto che Grant Stotter alla fine ha ottenuto quella commissione a Grecia. Ah, ma non mi dire. Signora. Ah, sì,
Vediamo un po'. Sì, apra pure. Grazie. Emma, lo mangi o lo lasci? Lo lascio. Lo lascio qui, signore. La signora ha già finito? Sì, sì, grazie. È qualcosa che non andava, no, signora? No, era tutto buonissimo, è solo che non ho fame. Grazie, signora. Non capisco che senso ordine della roba per poi non mangiarla. Chi è? Chi è chi? Chi è lei? Quello che dico io è che per quanto mi riguarda tu potresti fabbricare della marmellata. Passi tutto il giorno in ufficio, lavori da casa per la maggior parte della sera, con i bambini non parli mai e per il resto del tempo non so nemmeno cosa stai facendo. Tesoro, anche se te lo spiegassi, non saresti in grado di capire. Non mi sembra né il luogo né il momento per una conversazione di questo tipo. Senti, non c'è immaginare un momento migliore, eh? In un luogo pubblico. Perché io? Non capisco che senso ha fare una scena. Io non sto facendo nessuna scena, eh! Io ti ho fatto una domanda normalissima! Chi è questa donna? La Lombatina, signore. Ma cosa importa? Importa che lo voglio sapere! Sogliola in sasso, grazie. Mia, e poi chi ha detto che c'era qualcuno? Tesoro, non sono scema! Non sono per niente affatto scema! Ti pregherei di abbassare la voce. Io la voce non la passo! Fagiolini, signora? No, no, grazie. Carote, signora? No, no, va bene così. Neanche... Ho detto va bene così! Ti pregherei di cercare di controllarti. Lei li prende i fagiolini, signore? Sì, grazie. Senti, se quella puttanella mi capita tra le mani, io le tocco il collo! Per favore, per favore. Carote, signore! Io voglio dire da parte mia quella zoccola! Patate, zoccola! No, basta. Patate, signore? Basta così, niente patate! Bene, signore. Stringi, stringi, il punto è proprio questo. Io non provo il minimo interesse per il tuo lavoro. E tu di quello che faccio io, Denise? Tutto qua! Non abbiamo assolutamente niente in comune! Vabbè, andiamo. Cosa dici? Grazie. A me interessa quello che fai. Balle. Non sono balle. Pulestro e gomma, signora. Di un po'. In 3 settimane in cui sono stata via, ti sei dato la minima pena per sapere dov'ero? Ma lo sapevo benissimo dov'eri. Davvero? Eri a Maiorca, anche se poi non so di preciso dove sia. Non ero affatto a Maiorca, tesoro, guarda un po'. Ero a Roma. Eh? A Roma. Lei le prende le verdure, signore? Solo carote, grazie. E che ci facevi a Roma? Ero con Donald Pierce. Con Donald Pierce? Basta così, grazie. E che ci facevi con Donald Pierce? Ho passato 3 settimane con Donald Pierce in un albergo a Roma. Oh mio Dio. Carote, signore? Oh mio Dio! Patate, signore? Non le vuole. Signore. Mi dispiace. Ecco l'insalata, signore. Ah, oh mio Dio! Olio aceto, signore? È appena appena. Ma come hai potuto? Non lo so, mi dispiace, mi sentivo di... non lo so. Ma non ti rendi conto di cosa hai fatto? È tutto finito, tesoro, per questo te l'ho detto. Sarà tutto finito per te. E cosa succederà se lo scopre lei? Ma chi? Emma Pierce, ti rendi conto di cosa mi succederebbe? Cosa? Come la cosa arriva alle orecchie di Emma Pierce? Oh, dannazione. Ma se proprio dovevi andare con qualcuno, perché diavolo, doveva essere Donald Pierce. Ma non ti rendi conto? È la fine di tutto. È la fine della mia promozione. Come niente, mi costringeranno a dimettere. È questo che ti preoccupa? Mi preoccupa, sì. Basta così, signora. Santissimo Dio del cielo, non ci credo, non ci posso credere. Ma dove vai? Ma non ti importa niente di me, niente di niente. Ma dove vai? Ah, mi si sta rivoltando, lo so. Andava tutto bene per la signora? Tutto bene, grazie. Per l'ultima volta, hai intenzione di controllarti? Io come la vedo io l'ammazzo! L'ammazzo! Non fare la stupida! Cosa vuole lei? Le versavo il vino, signora. Ma lasci fare, ci pensiamo da noi, se ne vada! Bene, signora. Cameriere? Sì, signora? Può portar via. La signora ha terminato? Sì, sì, ho terminato. Andava tutto bene, signora? Tutto benissimo, tutto benissimo, tutto benissimo! È solo che non riesco a terminare un passo in compagnia di un uomo, no! Che si rivela un bugiardo, non so che un mascalzone! Ma guarda qua, guarda qua! Me vado a prendere un asciugamano, signore Tom. Ma dov'è una toilette? Devo andare a pulirla! La toilette da quella parte, ah, la posso vedere? Che cosa idiota! Che maledetta! Ma... Oh. Ma... Ciao, Mess. Buonasera, signor Pierce. Anche lei qui, eh? Eh già. Mi scusi, ho avuto un piccolo incidente. Oh, santo cielo! Dov'ero? Una serale, eh? Eh sì. Beh, anche noi, sai, intanto dobbiamo concederci un po' di svago. Infatti. Stava mangiando? No,
Stavo per andare. Ah, bene, bene. Senta cosa le dico. Io devo andare alla toiletta a darmi una rassettata. Un attimo. Poi le va un brandy rapido al bar? Oh, volentieri, signor Pierce. Rapido. Basta così, cameriere. Mi porti il conto al bar. Bene, signore. E porti anche il mio. E ci metta anche quello del signore qui. Senz'altro, signore. Ma non si deve disturbare, signor Pierce. Ma nessun disturbo! Dopo la spacchinata che si è fatto su quella relazione, il minimo che possa fare io è l'accendere. Non saprei. Andiamo!